Ok, ho finito di unire anche questo lato, quindi ho unito anche l'ottavo quadrato qua. Vedete, è così. Quindi qua abbiamo questo che era, stava un po' strano, non vi ricordate? E l'ho piegato proprio così. Che infatti questo è davanti questo qua. Vedete? Triangolo questo. E adesso abbiamo quest'altra parte dove dicevo pieghiamo questo così, proprio tipo una busta, così, e vado avanti a unire adesso anche questa parte. Dopodiché qua è piegato così, quindi questo lo devo piegare così e unire anche questo qua, così. Ok, quindi io adesso vado a unire questo lato, dopodiché questo lato e finisco qua. Dopo torno e vi faccio vedere l'ultimo che lo dobbiamo unire qua, così. E così già la borsa un po' di forma ce l'ha. Ok, quindi mi metto all'opera. Questo qua, ups, ho perso la posizione. Ecco, dovete essere molto attente quando unite per non sbagliarvi, quindi prendo così per essere sicura. Sono questi due. Certo che si può anche disfare, però non vogliamo. Quindi entro adesso nel terzo qua. E nel terzo qua, nel secondo, scusate, dei tre qua in, ecco, nel secondo, quello di mezzo, certo, e faccio un punto basso, dopodiché vado coi punti bassi a unire come ho fatto con tutti i miei quadrati. Ok. Unisco questi due lati che ve li ho fatti già vedere, dopodiché torno e vi faccio vedere anche l'ultimo, diciamo, l'ultima parte che l'abbiamo da unire. Ok, quindi ho unito anche questo lato e adesso, come vi dicevo, questo qua. Lo piego così e vengo ad unirlo, quindi lo prendo così, l'ho piegato, vedete come? Così, proprio uguale a quest'altro, ok? Lo piego così e vengo, me lo prendo per bene, perché anche qua verrà una cosa del genere, no? Che dopo lo pieghiamo. Ok, adesso guardate come faccio io, visto che qua non ho preso il terzo, lo lavoro insieme, quindi il secondo, scusate, uno, prendo da questo due e prendo anche da questo il secondo che è uno, due e questo qua, quindi ho tre e tramite ups tutti questi tre passo con l'uncinetto e faccio un punto basso. Dopodiché sono pronta a cominciare l'unione anche di questo lato. Ecco, uno, due, vedete così. Ok. Ecco. Vedete come ho fatto? Io ho preso tutti e tre nel secondo dei tre proprio nell'angolo. Ok, finisco e torno. Ok, quindi ho unito anche questo qua. Vedete, è qua che ho tagliato il filo. E come vi dicevo, ciò che ci è rimasto è questo qua. Così. Che adesso mi metto qua e faccio l'unione, l'ultima unione sui due lati.
così che abbiamo finito il tutto. Adesso giro un po', tanto per farvi capire, è questa la borsa. Qua mettiamo un bottone e qua invece voglio unire anche qua un pochettino e qua invece metteremo il manico della borsa, quindi verrà proprio così. Ecco, è questa la nostra borsa. Ok, quindi come dicevo, prima dobbiamo unire questo qua e pronte ad unirlo. Entro qua in mezzo, prendo il filo così e poi mi metto ad unire. Questo è l'ultimo e qua questo è l'ultimo. Ok. E poi andiamo avanti così, lavorando anche la codina, così non abbiamo tanto da pulire, comunque c'è da pulire perché delle codine ci sono rimaste. Così. E questo qua. E con attenzione vado avanti a fare anche quest'ultima unione. Ecco così. E come vi dicevo, unisco qua e qua. E finisco qua giù, no? Qua e qua. Ok? Così abbiamo finito, dobbiamo solo rifinire la borsa, fare il manico e il bottone. Ok, abbiamo finito, diciamo, la parte più difficile della borsa. Eccola qua. È così. E adesso ciò che dobbiamo fare è fare il bordino anche qua intorno, no? Però queste qua che qua metteremo il manico, no? Queste qua le voglio anche queste chiudere. Magari le possiamo lasciare aperte. No, le lasciamo aperte, sì, poi se, no, le lasciamo aperte. Sì. E io ho qua due anelli di plastica, proprio li trovate dappertutto, non è che così, che li voglio rivestire di questo rosso. Quindi entro così intorno all'anello, faccio così, una catenella, ups. Scivola e intorno faccio dei puntini bassi. Ecco, uno, cioè niente di particolare, si lavora un po' difficilino, però si lavora. Ok, li dobbiamo rivestire perché così sono carini e richiamano la nostra borsa. Ok, li rivesto così tutti e due e faccio dopo anche il bordino. Ecco, lavorate anche la codina dentro sotto qua, vedete, prendo anche la codina perché così dopo non abbiamo più dei problemi, come vi dico sempre. Ok, importante che siano ben rivestiti, che non rimangano dei, okay, vedete? È così che viene. Non è, come vi dicevo, niente di che. È un po' strano perché scivolano un pochettino, ma insomma, non è poi difficile.
sì, adesso te proprio ti devo anche tagliare. Ok, comunque rivesto questi due così. Rifiniti i miei anelli che li metterò qua, così, e qua dopo cuccio. Però prima, così. Però prima ciò che voglio fare è fare il bordino. Entro da qualche parte, qua così, e comincio a lavorare intorno alla borsa. Facciamo uno. Intorno alla mia borsa dei punti bassi, no? Per rifinirla con lo stesso colore. Vabbè, adesso io ho usato questo colore rosso per unire tutti i quadrettini, per rifinire, perché sinceramente questi colori non mi piacevano molto, l'azzurro e questo grigio petrolio così. Perciò ho pensato di dargli un po' di luce, un po' di contrasto. Ecco perché. Quindi andiamo avanti, i puntini bassi, tutto intorno alla nostra borsa. Nella parte superiore, no? Questa che è rimasta qua. Quindi così, così, così. E quando arriviamo qua, dobbiamo creare anche il nostro gancio, diciamo, per il gancio per il bottone qua, no? Quindi qua faremo una catenella e torneremo poi a fare tutto intorno. Ok, fatto il bordino tutto intorno, e qua ho lasciato il posto per il gancio, no, per il bottone, cioè niente di che. Sono arrivata qua, ho fatto 10 catenelle, poi ho saltato questo in mezzo, non sono questi tre punti bassi, ho saltato questo in mezzo, e poi nel terzo ho continuato il mio giro, quindi non è niente di particolare. Adesso io ho trovato qua, avevo infatti, compro sempre dei bottoni di questi strani, grandi, perché so che per le borse stanno bene, e pensavo che questo starebbe proprio bene così, no? E quindi lo voglio anche cucire. Così abbiamo anche il bottone, capiamo un po'. Dopodiché non ci rimane altro che fare il manico, che lo faremo molto molto semplice. Ok, quindi è qua. Io dico che qua, ups, va bene, ups, così. Qua in mezzo, insomma, un po' a sinistra, mi metto a cucire il mio bottoncino. Insomma, possiamo chiamarlo anche bottoncino, però per me, ecco, vedi, se l'ho chiamato bottoncino, cosa ho fatto? Ho sbagliato. Si è sentito proprio discriminato. Mi ha fatto anche sbagliare il bottone, bottonone. Ok, entriamo qua, adesso non sbagliamo più e lo cuciamo. Ecco, così, così a me va benissimo. Ok, vado avanti col bottonone, vedete, così. E
poi torno a farvi vedere come fare il manico.